accaduto oggi a uno di noi, ma poteva accadere ormai da anni, ogni volta che sono venuti a gridarci in faccia i loro inni, quando hanno preteso di imporre le loro ragioni armati di spranghe di ferro, spavaldi perché si sentivano sicuri dentro quel quattro mura dove potevano agire protetti, indisturbati. Uomini di governo, con fiori e con bandiere. Oggi ci siamo tutti a ricordare Paolo Rossi e ad ammonire tutti i colpevoli della sua morte. Lui, 19enne, li ha affrontati in prima persona. Lui ha resistito alla loro violenza, fino a quando i pugni allo stomaco non l'hanno fiaccato. Ha sentito venir meno le forze ed è precipitato da questo muro. Voleva diventare architetto. Su questo tavolo da disegno aveva appena cominciato a creare delle forme e aveva subito preso coscienza che queste rimangono vuote immagini di una civiltà più ordinata se alla volontà di modificare le strutture fisiche della società non si accompagna l'impegno di modificare la società stessa in una battaglia quotidiana che è culturale e politica insieme. Il clima infuocato delle elezioni. Sui temi generali della riforma universitaria, del riconoscimento pieno delle rappresentanze studentesche, della democratizzazione delle strutture accademiche e sui temi particolari del riordinamento degli studi all'interno di ogni facoltà, si erano accese le polemiche, anche aspre, fra studenti di diverse tendenze, ma sempre contenute nell'ambito della dialettica, del dibattito democratico. Poi, d'improvviso, la notizia. I fascisti hanno fatto la loro vittima. Isolati, battuti in partenza senza argomenti, hanno trovato un pretesto qualunque e hanno aggredito. Hanno ucciso. Non c'era tempo da perdere. Anche divisi su tanti argomenti, ci si trovava uniti nell'antifascismo, nella difesa dei valori della democrazia. E allora non restava altra risposta. Occupare le facoltà. Le mozioni delle assemblee che si sono riunite immediatamente parlavano chiaro. Rimarremo dentro fino a quando i responsabili non siano messi nelle condizioni di non nuocere, fino a quando il rettore, che ha la responsabilità di non avere mai impedito la violenza nella sua università, non sente il dovere morale di dimettersi. Fuori sono con noi i lavoratori, i democratici, in una battaglia che è diventata comune. A song is not what it seems. Tomb, perhaps. Bird. We play. But we are always dumb. We are murdered. Quando venivano per rovesciare le urne, o per aggredirci mentre partecipavamo ad un'assemblea di solidarietà verso i popoli anticoloniali, o più semplicemente per malmenare tutti gli studenti di colore che incontravano lungo i viali dell'università, entravano in corteo dall'ingresso principale, cantando a squarciagola «Allarmi, siamo fascisti!». Oggi sono arrivati a gruppetti sparsi alla chetichella, in silenzio. Ma quando si sono trovati sotto la facoltà di lettere occupata e presidiata, ben sicuri dietro un cordone di poliziotti che li proteggeva, essi, che arrivano a considerare l'omicidio come un mezzo di persuasione politica, per insultarci hanno potuto scegliere questa parola, sciacalli. Li abbiamo guardati bene. Uno di loro poteva essere il diretto responsabile della morte di Paolo Rossi. Thank you.
Autogoverno, autonomia, commissioni paritetiche di studenti e docenti con compiti di elaborazione dei programmi di riforma, l'Assemblea Generale come organo del potere effettivo di tutti, possono divenire parole d'ordine, proposte e rivendicazioni concrete solo nella coscienza di chi si trova a vivere in prima persona un'esperienza fondamentale di democrazia. Nella situazione particolare. Ecco, io vorrei intanto vedere, credo che ormai siamo tutti d'accordo su questo obiettivo, però generalizzato, sulla cacciata di papi dall'Università di Roma. Noi abbiamo detto a tutte le altre università di puntare su questo obiettivo, non perché lo riteniamo personalmente un fascista responsabile della situazione romana, ma perché riteniamo e vediamo in papi la sintesi di tutta la situazione degli Atenei italiani. Cioè noi non condividiamo, come condivide Papi e gran parte del corpo accademico, l'autonomia universitaria intesa come autogoverno dell'università da parte esclusivamente dei professori cattedratici. I fatti che sono avvenuti in questi giorni stanno a dimostrare che l'università sta da una parte e il governo dell'università sta dall'altra. All'interno dell'università c'è un contrasto e chi la vince è chi ha il potere dell'università, e chi ha il potere dell'università in questo momento della storia politica italiana è tuttora, dall'epoca dei fascisti, il corpo accademico. Io prego l'Assemblea di alzarsi in piedi in presenza della sorella di Paolo Rossi. La solidarietà e la disperazione, ma ci ha unito anche la coscienza che un passato di sopraffazione non si può cancellare in un attimo, così, con rabbia, come si può fare di questa corona ipocrita che il rettore ha dovuto mandare. Per questo, oggi che la resistenza ha potuto varcare i cancelli, siamo qui per non dimenticare. Perché? Perché è morto Paolo Rossi? Anzitutto perché egli era giovane, democratico e antifascista, e in Italia, dopo la liberazione, da tempo scuotono violentemente solo i democratici e gli antifascisti. Sua qualità di giovane democratico e antifascista lo designava, insieme agli altri giovani democratici e antifascisti, alle aggressioni brutali, alla schietta volontà distruttiva di quei gruppi di giovani squadristi che da tempo agiscono indisturbati e scoraggiati dell'Università di Roma. Esercitando ostinatamente
brutalità, quei costumi di violenza, ancora pubblicamente difeso e propagandato fino in Parlamento da quei tenebri, ragioni intellettuali e morali. Una barriera, ora, tra noi che vogliamo andare avanti e chi è ancora legato al passato lugubre, tra noi che vogliamo creare e chi pensa solo a distruggere, tra la nostra cultura, che è strumento di liberazione dell'uomo, e la cultura del privilegio, del dominio di una classe sulle altre classi. A questa nostra forza non potete opporre ormai che la vostra impotenza, i vostri clamori. Sera del 3 maggio 1966, l'assemblea plenaria degli studenti e dei docenti che occuparono la sede dell'Università di Roma a partire dal 27 aprile, quando Paolo Rossi era ancora in agonia, si è riunita ed ha fatto propria questa mozione. Per una settimana, accanto a noi, sono stati più che mai tutti i democratici italiani. Noi lo sappiamo, ma vogliamo qui ricordarlo come un dato del quale tutti, amici e nemici, dovranno sempre tenere conto. Degli obiettivi che l'Assemblea si proponeva di vedere avviati a realizzazione, uno è stato raggiunto. Chiedevamo la fine del rettorato di Papi. L'abbiamo strappata. L'abbiamo strappata ad un Senato accademico in gran parte ancora sordo alla grande voce del rinnovamento democratico della scuola e del Paese. L'abbiamo strappata perché qui, in queste nostre aule, dal personale non docente agli studenti, dagli assistenti ai professori di questa università, con tranquilla fermezza che ci deriva dalla coscienza di essere al posto giusto, come Paolo è stato, ha saputo stare al posto giusto, abbiamo resistito ad ogni dubbio per ottenere l'eliminazione di un simbolo. Questo era e resta per noi Papi. Qualcosa è nato dalla morte di Paolo Rossi. Usciamo come occupanti da queste aule. Ritorneremo domani a insegnare, a studiare, a lavorare. Domani come stasera, come ieri, per proteggere e portare avanti questo che in questi giorni è nato.